Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Le nuove AirPods 2 insieme alla basetta AirPower arriveranno fra qualche mese? Andiamolo a scoprire insieme! Allora ragazzi, oggi parleremo veramente di tante cose. Inizio col dirvi che, secondo gli ultimi rumors, Apple avrebbe intenzione di creare un nuovo evento Apple per il primo trimestre del 2019. Tra febbraio ed aprile, anzi facciamo quadrimestre anche perché le informazioni non sono precisissime, ma solitamente Apple appunto fra febbraio ed aprile lancia un nuovo evento. Durante questo evento dovrebbero essere presentate tantissime cose. Andiamo per ordine ed iniziamo dalla basetta AirPower. Secondo gli ultimi rumors forniti dal famoso sito DigiTimes, ci siamo quasi. La basetta AirPower è ormai pronta. Il 21 di gennaio è iniziata la produzione di massa di questo dispositivo, di questo fantastico accessorio che vi ricordo serve per ricaricare simultaneamente fino a 3 prodotti Apple, che siano iPhone, che siano Apple Watch o che siano AirPods, tramite uno speciale cofanetto acquistabile poi separatamente per gli attuali AirPods, con un valore monetario che ancora non conosciamo. Alcuni dicono 99 euro, alcuni dicono 129 euro, alcuni dicono 199 euro, questo ancora purtroppo non lo sappiamo, ma quel che sappiamo è che, secondo i rumors, la produzione è iniziata. E questo vuol dire solamente una cosa, ovvero che ci siamo ragazzi, finalmente, dopo quasi 2 anni, Apple rilascerà finalmente questa basetta AirPower, che, per chi non lo sapesse, ha avuto svariati problemi di produzione. Apple non riusciva a far dissipare il calore che metteva questa basetta e quindi effettivamente non ha potuto metterla in commercio perché ovviamente la gente avrebbe rischiato di bruciare casa. Una volta sopperito a questi problemi di produzione, quindi ingegneristici, Apple forse sta decidendo di lanciare il prodotto. Come vi dicevo poc'anzi, Apple accoppierà insieme all'AirPower un prodotto da acquistare ovviamente separatamente, ovvero un nuovo cofanetto per le AirPods. Questo cofanetto sarà vendibile separatamente, ancora anche di questo non sappiamo il suo costo effettivo, ma ci permetterà, una volta inserite le cuffie al suo interno, cambiando ovviamente cofanetto, di poter ricaricare wireless le nostre AirPods attraverso ovviamente la basetta AirPower. La tecnologia della basetta AirPower è molto complessa, ha tante bobine messe all'interno di questa basetta che permettono di ricaricare simultaneamente 3 prodotti, quindi non ha una vera e propria separazione fisica delle bobine ed è infatti il primo accessorio a montare questa tecnologia, ancora sconosciuta al mondo perché effettivamente non è ancora stata rilasciata. Ma finalmente iniziamo a parlare di AirPods 2. Ragazzi, sembra proprio che ci siamo. I rumors confermano che entro aprile, ovvero i mesi in cui dovrebbe tenersi questo nuovo evento Apple, Apple stessa presenterà queste nuove AirPods 2. Tra le varie informazioni che conosciamo già abbiamo l'impermeabilità IP67 che ci permetterà di utilizzare le cuffie sotto la pioggia e anche sudando, cosa veramente fondamentale. Abbiamo poi un nuovo range esteso per il Bluetooth che dovrebbe arrivare alla versione 5.0 e prendere veramente da molto lontano, quindi pur avendo Apple Watch o iPhone lontani, queste AirPods dovrebbero funzionare veramente egregiamente anche con lunghe e medie distanze. Ma la fonte che ha pubblicato il rumor di ieri parla proprio di una nuova funzionalità, però ce ne parla in modo molto generico, ci parla infatti di un nuovo sensore per il monitoraggio della salute. Non sappiamo questo cosa voglia dire, monitoraggio della salute è molto generico, però secondo il mio modesto parere sarà qualcosa inerente al battito cardiaco. In pratica, indossando le cuffiette AirPods 2, avremo la possibilità di monitorare il nostro battito cardiaco durante una corsa, durante un'attività sportiva qualsiasi. E questa è un'ottima cosa anche perché in assenza di Apple Watch, per ovviare al problema e quindi monitorare comunque il nostro stato di salute, potremmo usare anche solamente le AirPods. Anche in questo caso la notizia proviene dal famoso sito DigiTimes. È chiaro che purtroppo non possiamo confermare la veridicità di queste informazioni perché DigiTimes ha un track record veramente misto. Alcune volte ci azzecca, alcune volte no, quindi prendiamo queste notizie con le pinze. L'unica cosa che mi spinge a credere che sia vero è che tutte le fonti straniere americane hanno pubblicato poi questa notizia, appunto come fosse una notizia molto ma molto probabile. Ma non è finita qui, perché durante il prossimo evento Apple, Apple dovrebbe presentare 3
nuovi prodotti. Partiamo dal più conosciuto, ovvero iPad 2019. iPad 2019 dovrebbe essere l'aggiornamento dell'attuale modello in vendita iPad 2018, uscito praticamente nello stesso periodo l'anno scorso, fra febbraio ed aprile, che dovrebbe avere dei piccoli miglioramenti. Non sappiamo se Apple riesca a rimuovere quest'anno da questo dispositivo il tasto Home per rendere anche questo iPad con Face ID. Il problema è che attualmente il mercato non richiede ormai il Face ID, nel senso, su un tablet non è così necessario. Apple, infatti, con iPad Pro 2018 ha lanciato il Face ID, rendendo il prodotto veramente fantastico, ma con un prodotto che comunque costa molto meno, sui 300-400 euro, non credo sia necessario. Il tasto Home col Touch ID, secondo me, va più che bene. Le novità di questo nuovo iPad 2019 chiaramente saranno solamente in fattori di prestazione. Verrà incrementata la potenza hardware, ma forse niente di più. Il secondo prodotto che Apple dovrebbe presentare di questi tre nuovi prodotti, tralasciando ovviamente sia AirPower sia AirPods 2, è il nuovo iPad Mini 5. Questo nuovo prodotto dovrebbe fare la stessa fine di iPad 2019 rispetto ad iPad 2018, ovvero iPad Mini 5 sarà un aggiornamento minore di iPad Mini 4, quindi aggiornamento hardware, ma niente di più. Né Face ID, solamente Touch ID, ovviamente integrato sotto al tasto Home. Diciamo che Apple vuole rinnovare il suo pacchetto iPad, riportando un vecchio iPad, magari per stimolare un po' di più le vendite di questi dispositivi. Ed ultimo prodotto, ma non meno importante, Apple sta lavorando ad un nuovo iPod Touch 7G, secondo ovviamente i rumors. Per chi non conoscesse, iPod Touch è un iPod in versione touch screen, proprio come iPhone, che è stato appunto sostituito dallo stesso iPhone. Nel tempo, infatti, Apple ha deciso di accantonare questo prodotto e di non aggiornarlo più. Questo perché, avendo già un iPhone in tasca, comunque anche un iPad, avere un iPod Touch che comunque non ha la parte telefonica, non riesce a telefonare, sì, si collega in Wi-Fi, possiamo scaricare app, possiamo fare praticamente tutto quello che facciamo su iPhone, a parte WhatsApp, ed appunto queste limitazioni hanno portato gli utenti a spingersi verso il mondo iPhone, accantonando sempre di più questo prodotto ormai di nicchia. Ma secondo gli ultimi rumors, Apple starebbe progettando un nuovo modello 7G, ovvero la nuova generazione, la settima generazione, incentrata tutta sul mondo del gaming. Uno degli esempi classici che ci fa la fonte è, ad esempio, quando un ragazzino non può avere uno smartphone perché i genitori ritengono che ancora sia troppo presto, cosa si fa? Si compra un iPod Touch 7G. Che permetterà al ragazzino di giocare, magari collegarsi ad internet limitando alcune funzionalità con la funzione tempo di utilizzo, quindi determinati siti, determinate applicazioni, in modo tale da poterlo tenere sotto controllo ma dargli comunque un momento di svago. Insomma ragazzi, ricapitolando, durante il nuovo evento Apple che si terrà tra febbraio ed aprile, aspettiamo ovviamente gli inviti ufficiali da parte di Apple per darvi conferma o magari qualche altra informazione, Apple stessa presenterà la nuova basetta AirPower, che più che presentarla la rilascerà finalmente ufficialmente, le nuove AirPods 2 con monitoraggio della salute, il nuovo iPad 2019 rinnovato rispetto ad iPad 2018 solamente nella potenza del processore, eccetera eccetera, iPad Mini 5, stessa cosa di iPad 2019, e poi iPod Touch di settima generazione, un nuovo prodotto per il mondo del gaming. Insomma ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali di questi prodotti prendereste se Apple li rilasciasse ovviamente nei prossimi mesi. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.